Ben ritrovati in primo piano il calcio con la nuova stagione che dovranno affrontare le squadre campane di questo settore. Ne parliamo con Peppe Iannicelli, opinionista anche nella nostra emittente. Ben ritrovato Peppe, collegato con noi via Skype. Come va? Tutto bene? Ben ritrovato direttore, ben ritrovati a tutti i nostri telespettatori. Purtroppo la notizia del giorno è il mancato assalto dell'Avellino alla Serie B. Sarebbe stato bello l'anno prossimo avere due in A, Salernitana e Napoli, e due in B, Benevento ed Avellino, ma comunque il calcio campano in questa stagione comunque è stato protagonista ai massimi livelli, e questo credo sia un importante dato di partenza anche per il nostro ragionamento. Ecco, partiamo proprio dalla Serie A, dal Napoli che ha fallito l'obiettivo Champions, si riparte da Spalletti, è l'uomo giusto per ridare entusiasmo alla piazza, secondo te, e dare nuove ambizioni a questa squadra? Io credo che Spalletti sia una garanzia, perché da questo punto di vista dimostra come il club voglia mantenere altissimo il livello delle ambizioni. Spalletti nelle sue ultime due apparizioni italiane, diciamo così, ha conquistato sempre e comunque la zona Champions, tanto a Roma quanto diciamo a Milano, e ha dimostrato anche di essere uno che non ha timore di incidere profondamente nelle dinamiche del gruppo, anche intervenendo su mostri sacri, Totti a Roma, Icardi a Milano, per poter fare rendere al meglio la squadra. Scelte che poi peraltro sono state ratificate anche dagli allenatori successivi. Quindi quando qualcuno descrive Spalletti come un morale che magari va in conflitto con le superstar del club, io invito sempre a valutare che poi quel che aveva fatto e deciso Spalletti è stato confermato all'Inter, il caso è ancora più eclatante, anche da Antonio Conte, e quindi non è che Spalletti fosse impazzito quando poneva quelle problematiche dedicate ad Icardi. Intanto, per quanto riguarda la squadra, il club sembra sia pronto a cedere uno dei pezzi più importanti come Fabian Ruiz oppure Koulibaly. Ecco, c'è il pericolo di ridimensionare dal punto di vista tecnico le ambizioni della squadra? Lo escludo decisamente, Pierluigi. Primo perché il Napoli, io ne ero convinto e ne sono ancora convinto, l'anno scorso avrebbe potuto addirittura competere per la corsa a scudetto. Non mi pare che il Napoli avesse una rosa inferiore a quella dell'Inter, certamente non una rosa che doveva finire a 15-20 punti di distacco dalla formazione campione d'Italia. Quindi da questo punto di vista anche la cessione di uno o due pezzi pregiati non depaupererà il patrimonio tecnico. Dobbiamo prepararci però ad un mercato, secondo me, nel quale tanti dovranno ridimensionare le loro aspettative. Faccio l'esempio: Koulibaly 2 anni fa, prima del Covid, viaggiava su un valore stimato e ritenuto accettabile vicino ai 100 milioni di euro. Oggi immaginare che qualche club possa spendere più di 50-60 milioni per il difensore è pressoché impossibile. E questo vale, parliamo di Koulibaly, ovviamente, ma vale anche per i rinnovi. E il rinnovo più eclatante certamente è quello di Insigne. Immaginare che Insigne possa ottenere incrementi molto molto rilevanti del proprio compenso in un'epoca che comunque sarà durissima dal punto di vista economico è molto complicato, ma allo stesso tempo è difficile trovare club interessati alle prestazioni del fuori classe di Frattamaggiore, e dunque chissà che poi alla fine il mercato del Napoli non sia un mercato molto molto conservativo e che con qualche innesto possa migliorare ulteriormente poi la rosa e proiettarla ai vertici assoluti del campionato. Certo, Insigne tra l'altro sarà impegnato nell'Europeo, Mancini scommette su di lui, può essere proprio Insigne l'uomo giusto per rilanciare il Napoli nella prossima stagione, sarà lui diciamo il leader che dovrà assumersi la responsabilità di riportare il Napoli dove merita. Intanto permettimi di dire che io ho molta fiducia nella nazionale di Mancini, mi piace molto come Mancini abbia plasmato il gruppo. Anche qui, ecco, non ci sono fuori classe, per carità, con tutto il rispetto per coloro che scenderanno in campo, però l'Italia non può vantare nelle proprie fila un Cristiano Ronaldo, un Kanté, ripeto, gli esempi
potrebbero continuare per altri club e per altre nazionali. Però è un gruppo molto solido, un gruppo che ha fatto resilienza durante le qualificazioni, che si è confrontato anche con il Covid del suo allenatore e della sua rosa, e quindi sono assolutamente convinto che l'Italia sarà protagonista e farà molto molto bene a questi europei. Sulle capacità di leadership invece di Insigne io continuo ad avere estremamente perplessità. È un giocatore di grandissimo talento, capace di giocate davvero straordinarie, ma non ha nel DNA il bastone del comando, non ha quella leadership che ti fa diventare da giocatore importante a giocatore leader nei momenti di difficoltà. Spesso e volentieri Insigne finisce per essere travolto dalle difficoltà del Napoli insieme a tutta la squadra. La prova orrenda contro il Verona nell'ultima fatale partita del Napoli allo stadio Diego Armando Maradona ne è la testimonianza eclatante. Ecco, dobbiamo parlare adesso di Lotito, perché il patron della Lazio non solo ha ingaggiato Sarri, molti avrebbero voluto il ritorno del comandante a Napoli, ma Lotito è protagonista con la Salernitana, insomma deve decidersi a cedere la società, perché non può avere Lazio e Salernitana in A insieme, quindi c'è il problema della doppia proprietà. Come si risolve questa faccenda? Farà in tempo Lotito diciamo a cedere il club, perché insomma i tifosi granata sono estremamente preoccupati in questa fase? Intanto complimenti a Lotito per l'ingaggio di Sarri. Io ritengo che la Lazio l'anno prossimo farà un super campionato, perché con la qualità che c'ha la Lazio a centrocampo, io credo che il centrocampo della Lazio in assoluto sia per cifra individuale tra i migliori d'Italia se non d'Europa, e se comincia a girare secondo i meccanismi sarriani davvero la Lazio diventa una mina vagante per tutte le altre pretendenti allo scudetto ovviamente, ma anche alla zona Champions. Per quanto riguarda la vicenda multiproprietà, dici bene direttore, è un nodo che è giunto al pettine, è un nodo però che si trascina da 10 anni, è un nodo rispetto al quale la federazione, la Lega doveva intervenire molto ma molto prima, perché ricordiamolo, Lotito è in deroga da quando la Salernitana ha conquistato il diritto a giocare la Lega Pro, perché le squadre di Lega Pro giocano la Coppa Italia, e quindi avrebbe potuto già determinarsi la condizione che Lazio e Salernitana si affrontassero, un po' come avviene nelle competizioni UEFA con Lipsia e Salisburgo, che fanno entrambe capo alla Red Bull, e quindi il signor Red Bull è il Lotito europeo mutatis mutandis. Anche la UEFA finora ha fatto finta di non vedere. Tutto questo però non è più possibile oggi. Bisogna risolvere questo nodo, e secondo me, Pierluigi, le decisioni che saranno prese nelle prossime ore avranno una portata storica in termini giuridici, organizzativi, logistici, paragonabile a quella che è stata la sentenza Bosman. Perché questo dilemma delle multiproprietà, dei trust che sempre più spesso entrano nel calcio con risorse finanziarie importanti, rischia poi di alterare la regolarità della competizione, e non si può più far finta di non vedere e di non sentire. Il club credo sia in ritardo sul fronte del mercato, quindi anche su questo aspetto c'è la preoccupazione dei tifosi. Insomma, qual è l'umore a Salerno, che aria si respira? Devo dirti, Pierluigi, che celebriamo proprio in queste ore il mese dalla promozione, e quindi diciamo non è che sia passato un giorno o una settimana, e diciamo che il sentimento comincia a essere un po' di inquietudine, nel senso che onestamente, Pierluigi, io non credo sia possibile che la sanità non venga iscritta al torneo. Cioè, io sono convinto al 1000 per 1000 che la sanità sarà in astri di partenza dell'SDA il prossimo 22 giugno, quando comincerà il torneo di massima serie. Però certamente il trascorrere dei giorni crea qualche preoccupazione, anche per il discorso che facevi tu, perché se da un lato è vero che Fabiani sta operando a 360 gradi, Fabiani direttore generale, punto di congiunzione anche con gli eventuali nuovi acquirenti, e dunque i ragionamenti tecnici con Castori sono stati fatti e con i calciatori si stanno facendo, è del tutto evidente però che finché non c'è una definizione ufficiale, formale, ratificata, accettata
del nuovo status della Salernitana, tutto questo rimane sospeso per aria, come questi meravigliosi festoni e questi meravigliosi drappi che la nostra regia con grande acutezza cromatica ci sta proponendo, e non si giunge a nulla di concreto. E questo naturalmente con il passare dei giorni diventa più preoccupante. In Serie B invece ci sarà il benevento del presidente Vigorito, la Serie B l'anno prossimo è quasi una A2, credo, soprattutto per le caratteristiche tecniche delle squadre che saranno ai nastri di partenza. Vigorito ha parlato di un nuovo ciclo, si dovrebbe ripartire dal tecnico Caserta che conosciamo perché ha allenato la Juve Stabia in Campania. Qual è la tua valutazione, l'uomo giusto per ripartire dopo Inzaghi? Caserta fece molto bene a Castellammare il primo anno, quando conquistò, l'anno in cui conquistò la promozione, ebbi modo di seguire qualche partita e ho avuto ottime referenze su di lui da Gianni Improta, che all'epoca era team manager della formazione stabiese. Credo che sia un tecnico della nouvelle vague, di quelli che ha le idee chiare, che riesce a far gruppo e riesce a imporre anche una formula di gioco. Quindi io devo dire che sposo molto la scelta del patron Vigorito, mi sembra una scelta adeguata e congrua, e sono assolutamente convinto che il Benevento riaprirà l'ennesimo ciclo importante e vincente. Il Benevento anche l'anno prossimo non sarà di passaggio in Serie B, non sarà per caso in Serie B, sarà sicuramente protagonista per la conquista della promozione. E certo resta un po' quell'amarezza per un girone di ritorno che, se gestito meglio, forse con qualche altra scelta, ma col senno di poi è sempre molto facile ragionare, avrebbe potuto permettere di mantenere la categoria. Ci tengo però a dire una cosa, e da questo punto di vista rinnovo la mia solidarietà al presidente Vigorito: il finale di stagione è stato funestato anche da episodi che con la regolarità del torneo nulla che hanno a vedere e che lasciano molti molti dubbi. Penso alle decisioni arbitrali che hanno favorito la vittoria del Cagliari e penso soprattutto allo scandaloso recupero di Lazio-Torino collocato ad orologeria quando la Lazio non aveva più nulla da chiedere al torneo. Ecco, queste sono cose estremamente gravi. Poi chiaramente il presidente Vigorito, Inzaghi, la squadra sa che c'è una quota di responsabilità propria nella retrocessione, però dobbiamo anche dire che il Benevento è stato vessato e ha subito una gravissima ingiustizia nella fase finale del torneo. E ripeto, forse se quel recupero si fosse giocato con una Lazio ancora impegnata nella corsa Champions, oggi il destino anche dei giallorossi sarebbe stato diverso. Comunque, guardiamo avanti e sono convinto che il Benevento sarà sicuramente protagonista. Certo, si riparte, analisi condivisibile in pieno da parte mia naturalmente. Per chiudere, Peppe, parliamo della Serie C, dove resta ancora l'Avellino dopo diciamo il playoff giocato contro il Padova. A questo punto il club irpino dovrebbe, probabilmente la società dovrebbe costruire una squadra dal punto di vista tecnico degna di questa piazza. Beh, ripeto, è viva ancora l'amarezza perché poi nel momento finale è mancato quel guizzo, quello slancio che tutti avremmo auspicato e desiderato. Va detto anche però poi con molta onestà che a questo gruppo, nel momento in cui è stato affidato a Braglia, nessuno aveva chiesto la promozione in quest'annata. Cioè, sinceramente, non era quello l'obiettivo. Credo che si sia cimentato ai massimi livelli, secondo me è già un gruppo attrezzato, va migliorato soprattutto nella cifra realizzativa, con tutto il rispetto per chi finora ha indossato le maglie e i ruoli dell'attacco. È davvero l'Avellino l'anno prossimo in Serie B potrà essere una, in Serie C, in Lega Pro potrà essere una contendente autorevolissima per la corsa a promozione. Non bisogna farsi prendere dall'abbattimento, non bisogna lasciarsi scoraggiare da un esito che tutti avremmo voluto diverso ma che è stato negativo. Credo che, ripeto, ci siano tutte le condizioni, a partire anche da una importante stabilizzazione societaria e tecnica, per poter rilanciare alla grande nella prossima stagione. Certo, l'Avellino di quest'anno non avrebbe potuto fare di più. Intanto grazie Peppe Iannicelli per questo intervento e naturalmente buon lavoro.
Grazie anche a te, sarà un piacere ritrovarci di tanto in tanto, in attesa poi naturalmente che comincino i ritiri, ormai ci siamo quasi, tra un po' insomma si comincia la preparazione, poi i sorteggi, la Coppa Italia, insomma il calcio non va mai in vacanza. E poi felice abbiamo... prosecuzione. Certo, grazie. Poi abbiamo il caso Salernitana che resta ancora aperto, quindi sicuramente ti rivedremo sui nostri schermi. Grazie a Peppe Iannicelli, in regia per noi Aldo Fenizia, grazie naturalmente a quanti ci hanno seguito. Arrivederci.